Alexis Tsipras è il nuovo primo ministro greco. Il suo partito, Syriza, nato come unione di vari movimenti e partiti indipendenti di sinistra, domenica 25 gennaio è diventato il primo partito della Grecia, non ottenendo per soli due seggi la vittoria assoluta. Una vittoria che fa eco anche ad Arezzo, come ci racconti il portavoce di Arezzo per Tsipras, Fausto Tenti. La vittoria di Alexis Tsipras in Grecia ha portato una ventata di ottimismo anche da noi. Sicuramente il popolo greco ha sofferto in questi anni queste politiche terribili di austerità, di privazioni con bambini che svengono in classe perché non mangiano, con ospedali chiusi, con pensioni dimezzate del 50%, con le tredicesime tagliate. Per cui la politica europea di massacrare la gente in Grecia aveva avuto il suo massimo effetto. Pure in Italia le manovre recessive che portano alla stagnazione del paese sono state fatte e continuano ad essere portate avanti. Nella realtà aretina è ormai conclusa l'operazione di ricompattamento della sinistra cosiddetta radicale, che va da Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia Libertà, il Partito dei Comunisti Italiani e tutti coloro i quali vogliono cambiare il governo di questa nostra bella Arezzo, che ultimamente è stata abbandonata a se stessa. Il trionfo della sinistra di Syriza in Grecia è motivo di grande soddisfazione anche per Arezzo in Comune, che commenta: per ogni gruppo politico europeo che riconosca come suoi i valori della solidarietà e della parità di diritti. Sono tre invece le riflessioni dell'onorevole Marco Donati, del PD. Prima di tutto, scrive nel suo profilo Facebook, mi sorprende il numero e l'eterogeneità politica dei partiti che hanno provato a salire sopra questa vittoria, dalla Le Pen a Salvini, dalla Meloni a Vendola. Poi mi fa sorridere che Tsipras annunci in anticipo al Messaggero che dialogherà con Renzi e che gli staff si sono già parlati, proprio mentre Vendola e alcuni miei colleghi del PD fanno esattamente l'opposto. Hanno reagito come di solito fanno, come sul referendum per l'acqua, sono saliti sul carro del vincitore, adesso Tsipras rende mediaticamente, quindi sono contenti che abbia vinto Tsipras, vogliono telefonare a Tsipras, si accaparrano una vittoria di cui loro sono i primi antagonisti e i primi nemici in Europa e in Italia.